Amici sportivi, dal vostro Aldo Conte, oggi si parla di basket C Gold regionale Lazio. La sfida oggi qui qua alla Pala Fabiani è tra Meta Formia Basketball versus Cessistica Civitavecchia. La squadra portuale, squadra che ora si sta allenando alla nostra destra in tenuta rossa e nera. D'altra parte la squadra del Meta Formia Basketball che giocherà con il completo bianco con bordi blu e arancio e alla nostra sinistra. Andiamo a leggere subito le formazioni. Per quanto riguarda il Cessistica Civitavecchia abbiamo Andrea Campogiani capitano col 4, poi 6 Leonardo Bezzi, 8 Lorenzo Bencini, 9 Vincenzo Luca Bortone, 11 Mattia Gianvincenzi, 13 Daniele Profumo, 14 Maxwell Lee Morrison, anglo-giamaicano, 19 Nicola Profumo, 20 Papa Malik Diaye, Senegal, 21 Matthew Pebole di Red Bank nel New Jersey, poi Alessandro Spada, 30 con 33 Cristian Cattaneo, allenatore Lorenzo Cecchini, vice allenatore Ferdinando De Maria. Per quanto riguarda invece quelle del Meta Formia Basketball abbiamo 0 Giorgio Di Rocco, 5 Nicola Tardivi, 6 Francesco Cotta, 10 Pablo Ariel Rodriguez capitano, 12 Matteo Norbedo, 15 Giovanni Lamura, 17 Gonzalez Perez della Blanca, 24 Andrea Alessandrelli, 33 Lucio Gatto Cattesco, 35 Antonio Cardinale, 40 Silvio De Pippo, 45 Marco Politori, allenatore Ciro Cardinale, vice allenatore Carlo Sabia. Apri della gara sono la sezione di Roma, ovvero Remigio Bova e Diego Orazzi. Qui stanno dicendo varie rappresentanze anche straniere delle due teams. Se andiamo a vedere abbiamo nel team locale abbiamo Pablo Ariel Rodriguez, giocatore portegno, per definizione si chiama portegno, l'abitante della città di Buenos Aires dal vecchio nome Puerto de Trinidad, invece bonaerense definito l'abitante della provincia sud di Buenos Aires. Quindi Pablo Ariel Rodriguez, italo argentino originario del Friuli, e poi abbiamo Gonzalez Perez della Blanca di Granada dell'Andalusia spagnolo. Dall'altra parte abbiamo Maxwell Lee Morrison che è giamaicano ma residente a Birmingham in Inghilterra, poi Papa Malik Diaye che è del Senegal, e poi abbiamo il numero 21 Matthew Pebble, abbiamo detto di Red Bank del New Jersey, che è una contea di Monmouth che dista circa 15 minuti, dobbiamo abbondare 20 minuti a sud di New York, ma questa città è conosciuta perché è la città dove abita un famoso cantante siculo americano, vale a dire John Bon Jovi, il nome anagrafe. Quindi ora tutto pronto, i sessetti 4-21-9, ovvero Cambogiani, Bortone e Cambogiani, Pebole e Bortone, dato subito canestro, ma sotto canestro lo prende il Meta e riparte ora con Norbedo. Rodriguez, va il capitano del Meta, conclusione, palla sul ferro, c'è Civitavecchia che riparte, Cambogiani, ancora con Gian Vincenzi che scarica a Pepol, ferro, Rodriguez, rimbalzo, riparte il Meta, va lo becco per Rodriguez,
ancora per da Cardinale. Perez, Gatto Catteschi si gira, il canestro, 2-0 dopo 58 secondi. Ancora vediamo il team di Civitavecchia, è ora 2 pari, anzi 3-2 da parte del numero 11 Gian Vincenzi. Morbeto, Gatto Catteschi per Rodriguez, 3-2, quindi una risposta del team Roma Nord, possiamo dire, o il team portuale, fate voi. Ancora cerca fuori, conclusione di Cardinale, precisione da 3, siamo sul 5-3. Si vive a sorpassi. Illusione sul ferro. Va Perez. Ancora. Norbedo. Matteo Norbedo. Ora conclusione, palla sul ferro, riparte con Cambogiani, scarica fuori Pebole, niente da fare, ora Pablo Lara con Rodriguez, lancio di Gatto Catteschi, 7-3. Ora c'è Civitavecchia, palla che va fuori, Gonzalez Perez della Blanca, ancora rimessa, ancora per Limo Morrison, Maxwell Lee Morrison va all'angolo giamaicano, non riesce a passare il pallone, Perez per non vedo Pablo Are Rodriguez, palla sul ferro. Conclusione da 3, palla sul ferro, ma palla che va tra Morrison, palla persa, Rodriguez se ne va ancora, Pablo Rodriguez, fallito l'argentino, e al tocco finale di Matthew Pebble che lo poteva evitare, così dalla rimessa a fuori del team caro a Vitruvio Pollione c'è sempre l'itro argentino, Pablo Rodriguez. Ri Perez, Pablo Rodriguez, conclusione sbaglia sul ferro, 7-3, Formia basketball davanti,
palla da canestro 7-5 del giocatore di New Jersey Pebble, ancora Norbedo, Pablo Rodriguez, ancora conclusione di Pablo Rodriguez sul ferro, gatto gattesco c'è, la dà fuori a Rodriguez, subito fuori per Norbedo, Norbedo, Cardinale, cerca di entrare Cardinale, subisce fallo, annullare il canestro, intanto va dentro Cattaneo e esce il numero 11 Mattia Gian Vincenzi. Ora rimessa sempre tra le mani di Pablo Ariel Rodriguez, gatto gattesco, rischia uno stoppone da Morrison, Rodriguez, gattesco, ferro, mani Samonetta e riparte Civitavecchia, Campogiani, Pebble, Campogiani, fuori, velocità, Bertone, Campogiani, fuori, Pebble, Pebble, ancora Pebble, palla a Cattaneo, ancora conclusioni per Pebble, ferro, velocità di passaggi impressionante per il team portuale, ma bisogna andare a canestro se vuoi realizzare i punti. Ancora Perez, Norbedo, Norbedo si fa tutto il campo, tira di Norbedo dentro 9-5. Ancora Pebble si gira in continuazione. Conclusione Cattaneo 9-8. Cardinale, gatto gattesco, uno, anzi di Perez, gattesco Perez, 10-10, a 12-8, ora canestro per il Civitavecchia, c'è Rodriguez, ancora Gonzales, canestro per lui, ora si tira, fa canestro, si abbassano un po' le difese, riparte il play con Campogiani, Pebble, Morrison, si gira Morrison, viene stoppato da Norbedo. C'è il cambio 6 per 35, ovvero Francesco Cota per Antonio Cardinale. Maxwell, Lee Morrison, tiro libero, ferro, ancora tiro libero per lui, dentro 13-11. Norbedo, danno pronto ad entrare Silvio De Pippo, giocatore di Frosinone, Pablo Ariel Rodriguez, ferro, riparte ancora Meta,
decisione, palla sul ferro, Morrison la prende, attenzione, c'è fallo. Cosa Francesco Goda, forse toccare il polso dell'altro del play cambogiani, e ora fuori Gattesco e dentro Silvio De Pippo come avevamo previsto, ed è affidato al giocatore che ha subito fallo, ovvero Vincenzo Luca Bortone. Vincenzo Luca Bortone mette dentro 13-12, vediamo se ci sarà la possibilità di pari. E così è. 13 pari. Si va anche sotto, anzi è Cattaneo che dovrebbe fare la rimessa. Attenzione. 6 per 4, ovvero Bezzi per Capitan Cambogiani. Ora Bezzi marcato da Norbeto. Bezzi, se va Bezzi, ancora vola Bezzi, senza salto da parte di Perez. 13-14, anzi 13-15, perché eravamo sul 13 pari. Ora Pablo Arre Rodriguez, fallito l'argentino, ancora scala fuori Perez, ancora tra i due giocatori, tra virgolette, stranieri, ed ecco, tra due giocatori ispanici, e alla fine va lo spagnolo di Granada a mettere il canestro. 15 pari, Pebble Ferro, ancora anticipo, e guardate che pezzo da parte di Bertone. Palla con 15 pari, Perez, c'era un cambio, dentro Giorgio Di Rocco, fuori Matteo Norbeto. E intanto pronto ad entrare anche il numero 20, Papa Malik Dieye da Senegal. Va fuori Cattaneo, anzi no, Cattaneo va dentro l'americano Pebble, va dentro, e dentro va Dieye, e ora dentro anche Spada al posto di Bortone. Grandissimo Giorgio Di Rocco, bomba da tre, fantastico. 17-15, appena entrato Giorgio Di Rocco come Santo Lazzaro. Ora c'è fallo, danno pronto ad entrare, c'è anche Nicola Tardivi che entra al posto di
González Pérez della Blanca. Servizio va Morrison, Maxwell Lee Morrison, 17-16, va ancora l'anglo giamaicano. Ferro, palla presa da Yaye, 17-18. In mezzo a tre gol fermato, protestano i tifosi locali, se ne va a Cattaneo. E sbaglia Cattaneo questa palla, la va a prendere De Pippo. E sul 17-18 termina questo primo quarto. Si arrabbia subito Cota. 17-18. Inizia il secondo quarto, 17-18 per la Cestistica Civitavecchia sul campo della Metafamia Basketball. Siamo qui al Pala Fabiani, ancora Francesco Coda, Pablo Ario Rodriguez. La precisione allo stato puro del giocatore caro alla terra del Sol del 5 de Mayo. Allo stato più grande, l'Argentina, due sono gli stati del 5 de Mayo, c'è l'Argentina e poi c'è l'Uruguay. Ancora si riparte, va, palla persa ancora, Cattaneo per Benzi, scarica fuori da parte di Morrison, venti-18. Di Rocco perde palla, Di Rocco perde la palla, Di Rocco, intanto su Leonardo Bezzi volano anche critiche. Questa è più una palla persa di Giorgio Di Rocco, che chiaramente parte ancora Francesco Cota, se ne va Cota, guardate che finta Cota, è stoppone da parte di Maxwell Morrison, ma ancora Francesco Cota, 3 points, ancora 22-18, subito pronto ad entrare capitan Andrea Campogiani nel team del Civitavecchia. Intanto ora Paolo Rodriguez rientra, c'è Francesco Cota, se va il play ancora Francesco Cota che combatte come un animale, subisce pure fallo, indiavolato Francesco Cota, è entrato su questo terreno, attenzione, ora c'è il cambio, 4 per 6, abbiamo detto prima Campogiani per Bezzi, e intanto ecco al tiro libero va dandosi bisticcia tra Cattaneo e Rodriguez. Cattaneo giocatore di Milano, Rodriguez italo argentino di Buenos Aires. Si bisticcia ancora, gara di scintille tra Francesco Cota, attenzione, tra Francesco Cota e Morrison,
va fuori Francesco Gota e va dentro anche Lee Morrison, l'anglo giamaicano. Questa è una gara in cui serve molto polso da parte degli arbitri per raffreddare gli animi, perché il nervosismo comporta solo a far saltare gli schemi. 22-18, Pablo Ara Rodriguez il capitano, Italo argentino, pronto con questo tiro libero. E uno, precisione. E lui alla rimessa, vallito l'argentino. Filmato d'altra parte c'è Dieye, papà Malik Dieye, papà Malik Dieye. Pablo Rodriguez, ferro, ma guardate come prende ora la palla Nicola Tardivi. Conclusione ancora sul ferro, ma ora nelle mani del Black Jersey. Chiamo lo schema, campo Gianni, siamo a campo Gianni. Cattaneo mette dentro. ...23-20... ancora conclusione, precisione, precisione, Antonio Caporale, di nome e di fatto sui tiri da tre, Antonio Caporale dei tiri da tre, lo possiamo dire. 26-20, ma se ne va ora Campogiani, e Campogiani fa ripetita Juventus, anzi chiedo scusa, fa un copia e incolla rispetto all'avversario, migliori risposte non poteva dare. Se ne va ora il meta Giorgio Di Rocco, Pablo Rodriguez, il dito argentino stoppato da Dieye. Giorgio Di Rocco fuori e dentro va Giovanni Lamura. Pablo Ariel Rodriguez, 26-23, 6 minuti e 34 al termine della metà gara, sbaglia questa palla. Vediamo se riuscirà ad aggiustare l'esito. Perfetto, questo secondo tiro libero, 27-23, Cattaneo. Palla sul ferro, ma c'è sempre lui, Pablo Ale Rodriguez, parte Norvedi, ancora conclusione, c'è anche dentro Mazzaro, Norvedi, Norvedo, madre di Dio, sbaglia questa palla. E ora c'è Spada, capitano Campogiani, dentro Campogiani. 27-25, che occasione sbagliata per Norvedo. Ora Norvedo, Cardinale, ferro, il balzo che alla fine va a premiare il team dell'Alto Provincia di Roma. Intanto ci sono dei cambi, rientra Gian Vincenzi, anzi c'è time out, time out del team caro al coach Lorenzo Cecchini e Ferdinando De Maria. 27-25,
Siamo al secondo quarto, 5 minuti e 38 a termine di questa metà gara. Metà, Formula Basketball 27. Cessistica Civitavecchia 25. E Spada, Campogiani, dentro. Ancora Norvedo. Condivisione, palla sul ferro, c'è Giovanni Lamura, fuori Norvedo da tre. Ancora Pedola, Spada, cade a terra Spada. Si fa male Spada, forse una sorta. E va dentro il numero 9 Bortone, apostolo di Spada. E intanto va fuori Norvedo, va dentro Giorgio Di Rocco. 4.35 al termine di questa metà gara, un secondo quarto lungo, un quarto lungo rispetto agli altri per l'esclusione momentanea di due giocatori, vale a dire di Cota e di Maxwell Lee Morrison. Conclusione al limite proprio dei secondi da parte di Vincenzo Luca Bortone, e l'esito è quello là che tutti quanti aspettavano sotto la messa. Si riparte con Di Rocco, Giorgio Di Rocco per Massaro. Chiediamo scusa, numero 5 Tardivi. Ancora fuori numero 5, dentro Gatto Gattesco, quindi fuori Nicola Tardini. Intanto tiro libero per Bortone, ferro. Gattesco. Ancora Pablo Arre Rodriguez,
Gatto Gattuso, sbaglia questa palla, ancora Gatto Gattuso, dentro, più tiro libero. 8° il giocatore friulano. Sbaglia questa palla e c'è Dieye a rimbalzo. Bebon da tre, palla sul ferro, ma sempre Capogiani ancora sul ferro. Dieye, ferro, sacra di occasioni mancate per il Civitavecchia. E va fuori Papa Malik Deye e va dentro Cristian Cattaneo. Deye ha sbagliato troppo sotto canestro. Conclusione sul ferro e Cattaneo che spinge. E prende il pallone a Giovanni Lamura. 29-28 per il Metaformia Basketball. .256 al termine di questa metà gara, il Metaformia Basketball è davanti. Sulla cestistica Civitavecchia 29-28. Tiro libero, Giovanni Lamura, 30-28. E secondo tiro libero. .31-28. Ancora Rodriguez, va Giovanni Lamura. Gatto Gatteschi, si gira Gatto Gatteschi, 33-28. Ancora Civitavecchia, Capogiani, conclusione sul ferro, ma c'è Rodriguez. Parte Giovanni Rocco, caporale ferro, ma c'è Giovanni Lamura. Giorgio Di Rocco, Pablo Rodriguez, caporale, Gatto Gattesco, scarica fuori, Giorgio Di Rocco, da 3, 36-28, più 8 per il Metaformia Basco. Ancora Bazzi tranquillamente, fattore psicologico che va a favore del team formiano. Pablo Arredo Rodriguez non ci arriva e riparte ora cestistica Civitavecchia. Cattaneo
braccato da 4, ma Pepo non scarica fuori. Conclusione, Ferro Cattaneo riparte da fuori, cerca un giro Capoggiani, Pebon è da 3, Pebon from New Jersey. Da il punto da 3, quindi 38 a 36 a 31. Si riparte un minuto e 13, 73 secondi effettivi al termine di questa metà gara che ha visto varie volte tra time out, infortuni e altro. Adesso ancora la mura dentro. Pebon da 3, ma c'è Ferro Di Rocco, Giorgio Di Rocco sul Ferro, c'è Pebon. Ancora Cattaneo, Pebon, Campogiani, Campogiani, Pebon, Pebon. Gian Vincenzi fuori, Pebble, chi la dà? Gian Vincenzi, Ferro, parte Norvedo. Norvedo, questa palla gatto gattesco, alla fine mani sulla manetta di Cattaneo. C'è un doppio cambio, va fuori Norvedo, va dentro Caporale, poi esce Gatto Gattesco ed entra Pablo Ariel Rodriguez. 38-31. Giovanni Lamura con precisione, come sui videogames. 40-31 e termina questa secondo quarto, metà gara. A risentirci nel terzo quarto.
Sta dicendo, si ritorna con il terzo quarto, 40-31, dove vediamo che nel quartetto, anzi nel quintetto del team aeroportuale, c'è di nuovo Pebol in campo e c'è Iaie, Giovanni Lamura. Chiedo scusa per l'audio. Problemi di audio nei primi secondi di questa gara. Ancora Pebol. Ora guardate che assist a Cattaneo. Molto rischioso. Se ne va ora e palla Saponetta, rimane ancora il canestro, è decisa a non accettare nessun pallone momentaneamente, usiamo un po' un gioco di parole. Ora se ne va a Civitavecchia. Ora palla, conclusione, Cattaneo. Cattaneo, conclusione, e dopo un minuto e 2 minuti e 25 arriva il canestro. Canestro da parte di Bortone, 40-33. Ancora Pebol, Matthew Pebol from Red Bank, New Jersey, bomba da tre. Ancora conclusione sul ferro, mano Saponetta, e Gatto Gattesco cerca di salvare un pallone, ma nessun giocatore del Metaforme era in attacco a recuperare il pallone, quindi un lavoro da dimenticare. Quaranta-35, 6 minuti e 43, quindi solo 4 punti realizzati dal team caro al Porto di Roma. Se pensiamo che quindi sono passati precisamente 3 minuti e 17 secondi, 3 minuti e 17 secondi che si era dal più 9 per la squadra caro al vecchio nome Hormie, vecchio nome di Formia, ora più 5. Ci sono state quelle due espulsioni, da una parte Francesco Cota
e dall'altro Maxwell Lee Morrison, l'anglo giamaicano, anzi l'inglese di origine giamaicana. Ancora. E guardate, Diaye Cattaneo! Ancora Diaye. Diaye, chiedo scusa. Che recupero! Questo se forte senegalese. Giorgio Di Rocco, Pablo Ariel Rodriguez, Perez, non va, Matthew Bebol, Bezzi, Pebol, Bezzi, Bortone, Pebol, Bortone, Bortone, Bezzi. Bezzi, entro, 40-37, 9-0 di parziale subito dal Metaformia. Perez con la rullo, Caporale, Gatto Catteschi, c'è Perez, ecco ancora Giorgio Di Rocco, Rodriguez, Caporale, Rainbow, ma riparte ora, va col turbo Bortone, rimbalzi, mani Savonetta, ma c'è Enrique desde Granata. Giorgio Di Rocco che chiama lo schema, Caporale, Perez, Giorgio Di Rocco, Pablo Ariel, Giorgio Di Rocco, Caporale, ancora Caporale, si inserisce Caporale, palla sul ferro. Cardinale che chiede scusa. Munizione. Gattesco. Cardinale. Ma Cardinale. Chiede uno sfondamento, ma. Leonardo Bezzi chiede sfondamento, ma non c'è nessun fallo. Intanto fuori. Gatto Cattesco, dentro Norbedo e poi esce anche Cardinale e dentro Silvio De Pippo, quello di Frosinone, Matthew Pebol, Pebol, Matthew Pebol. Ancora Pebol, c'è ancora Pebol, attenzione, 11 per 9, ovvero Gian Vincenzi per Bortone. Eccolo Bezzi, Pebol, Cattaneo da tre, ancora segno, 40-39, pensate, la metà gara era terminata più 9 per Metaformia, ora c'è solo più 1. Ancora Giorgio Di Rocco, Pablo Ariel Rodriguez, Norbedo, Giorgio con la rullo, Giorgio Di Rocco, chiedo scusa, ancora ora Cattaneo, ferro, Norbedo, Giorgio Di Rocco, se ne va, De Pippo, De Pippo, ancora Perez, Norbedo, palla persa, la palla va sui piedi, quindi
rimessa a favore del team del Sud Pontino. C'è un cambio, va dentro Giovanni Lamura, va fuori Giorgio Di Rocco. Bravo Giorgio Di Rocco. Giovanni Lamura, sarà lui a rimettere la palla. Canotto numero 15. C'è Norberto libero, eccolo qua, quasi arriva al centrocampo. Pablo Ariel Rodriguez. Norberto, ancora. Conclusione da tre sul ferro di De Pippo. Ancora attenzione, bravo le canestro, più punti per Leonardo Bezzi e siamo sul 40-41. Tifoso che chiede un attimo ai propri giocatori di dare la sveglia. Leonardo Bezzi, 2:43 al termine di questo verso quarto, tiro libero, perfetto, dentro, 40-42. In brevis, in 7 minuti e 30, passare da più 9 a meno 2. C'è dalla serie 11-0 di parziale. 11-0 di parziale ha subito il Metaformia. In 7 minuti e 30 De Pippo, Lamura, Pablo Ariel Rodriguez, Surso Mecorda per il meta. Quindi possiamo dire che dopo 7 minuti e 30 è arrivato il canestro e questa non è da Metaformia Basketball questa metrica, che ancora Rodriguez, ancora Matthew Pebble dentro, ancora il giocatore del New Jersey a mettere dentro questa palla. Norberto per Norberto Tardivi, Norberto Pablo Ariel Rodriguez Ferro, si scontra i due giocatori, ancora Tardivi, Norberto Pablo Ariel Rodriguez, che quando vuole fare il bombardiere da tre ci riesce. Norberto, precisione, 45 a 44. Ancora Ferro, ora Lamura per Tardivi, Pablo Adel, Norberto si inserisce, Norberto Matteo, 49 a 44. Guarda, 7:44, chiediamo scusa. Ancora Cattaneo, Yeye, Ferro, tutti in avanti, attenzione, 10 secondi al termine. Norberto gira la palla, Tardivi, Norberto da 3, Ferro, Mani Savonetta, Pablo, Ariel, Rodriguez, canestro da parte di Giovanni Lamura, 47-44, terzo quarto, signori, che emozione! Siamo all'ultimo quarto, 49-44.
un terzo quarto da pazzi. E ora Antonio Cardinale che alza il tifo, chiede ai tifosi di sostenerlo. Namura, Pablo Rodriguez, Giorgio Di Rocco. Conclusione, Giorgio Di Rocco su ferro. Palla presa da Yeye. Ancora Giorgio Di Rocco, palla sul ferro, ma c'è Pablo Rodriguez. Ancora De Pippo, scarica fuori. Tardivi, non passa Dieye, c'è lui sotto. Attenzione, c'è un cambio. 9 per 30, Bortone per Alessandro Spada. Ancora Yeye, Yeye e va a canestro. Canestro dopo minuto e mezzo. Ancora ferro. Attenzione, si chiede di poter asciugare il parquet. Cardinale dentro al posto di De Pippo. Poi c'è Perez al posto di Norbedo. Conclusione, Perez che chiama subito Cardinale, Giorgio Di Rocco. Ancora Thank you.
torna 49-46, 3 punti di stacco. Pebble, Bortone, mani Saponetta, Pablis, Giovanni Lamura, Cardinale, Birocco, sto fermato Perez dall'americano Pebble. Al servizio va Perez di Granada. Preciso, 50-46. Vediamo se ci sarà un repetita Juventus per il cestista spagnolo, quindi 51-46. Campo Gianni, Gian Vincenzi, Yeye. Attenzione, scarica fuori, Matthew, Pebble! Da Red Bank, New Jersey, bella bomba da 3, 51-49. Ora Cardinale, Giorgio Di Rocco, Giovanni Lamura, Perez perde il pallone e riparte ora con Campo Gianni, va al capitano Civitavecchia, Dieye, Pebble, Gian Vincenzi, Pebble, Campo Gianni, Campo Gianni. Gian Vincenzi, Ferro, Dieye, anticipato da Perez, esce addirittura fuori dalla struttura. Ma comunque rimessa a favore del team della provincia di Latina. Chiediamo scusa del team nord romano. Matthew Pebble si inserisce, Pebble ancora lui dalla contea di Monmouth, 51 pari. Conclusione, preciso Antonio Cardinale. La voce grossa su questo tiro da tre. Ancora Matthew Pebble, riceve fallo da Cardinale. Pebble si infortunia. Vediamo il cambio, va fuori Giorgio Di Rocco, dentro Norbedo, è Pebble che si infortunia. Vediamo, sicuramente ora cercherà di essere lui nel eccolo qua. No, a rimetto invece sarà la rimessa, andrà a Gian Vincenzi. Yeye. Ancora Campo Gianni. Attenzione, dentro c'è Tardivi. Ora Nicola, pronto ad entrare al posto di Cardinale. Campo Gianni, dentro ancora 4-52, palla che non va dentro, la prende Pablo Rodriguez, c'è Norbedo, Pablo Ariel, Rodriguez, Norbedo, ancora Norbedo. E c'è Tardivi, Pablo Ariel Rodriguez, va, litro argentino, si rigira tutti,
Norberto Ferro, presa e ripartenza del Black Red Jersey, ancora Campogiani per Bortone, Campogiani cerca inserimento, c'è fallo. Vediamo un attimo, 4-5-2 al termine di questa gara, è una gara che ha dato un terzo quarto veramente come se i due canestri si sono alternati nell'accogliere il proprio pallone tra le proprie reti, perché prima c'è stato un 11-0 di parziale del team di Civitavecchia, allora si era partita dal 40-31 perché la metà gara era terminata così, poi 11-0 di parziale del team di Civitavecchia, infine si è concluso con un 47-44, ovvero ora è stato chiamato quasi un stato chiamato una specie di, chiamiamolo, mini timeout, solo per dare a disposizione i propri giocatori. Matthew Pebble, ancora palla persa, Giovanni Lamura, Norberto, Pablo Perez, Norberto, ok, Lamura, Perez, Mani Saponetta, Mani Saponetta, Gatto Gattesco pronto ad entrare. Fatale è stato questo terzo quarto, 11-0 di parziale subito, Dieie e va il senegallese, 54 pari. Ancora Norberto, Perez, Norberto, Tardivi, fuori per Giovanni Lamura, infrazione di passi Giovanni Lamura, Gatto Gattisco pronto ad entrare. Vediamo, sicuramente uscirà fuori Perez, dentro Gatto Gattisco, giù del Friulano. Ancora ancora Norberto, Gatto Gatteschi, palla scivolata, Civitavecchia riparte, ancora alla lunga per Gian Vincenzi che lascia la palla a Pebble, 54-56, ancora il New Jersey, una brand della New Jersey, Norberto, ancora troppe mani saponetta per il Metaformia, intanto pronto ad entrare Cattaneo che è fresco fresco, senso di si è ben riposato, e fuori Vincenzo Luca Bortone,
dall'altra parte pronta ad entrare Cardinale, vediamo a posto di chi. Intanto al tiro libero ci va Nicola Tardivi, 54-56, c'è Sissica Civecchia sul metaformio e ora errore, vediamo se aggiusta il tiro e così va proprio Tardivi fuori, va dentro Cardinale. Un Pablo Ariel Rodriguez a 8 bombole d'ossigeno appresso, e capitano, giocatore che con lo Scauri ha scritto la parte più bella della vittoria, quella, il primo anno di arrivo di Enrico Fabbri. Ma c'è a servizio ora Campogiani, 55-57, primo tiro libero, 2-26, vediamo se ci sarà un copia e incolla. E si alternano il meta, prima lo sbaglia e poi lo mette dentro, viceversa invece fa il team a nord di Roma. Norberto, Pablo Ariel Rodriguez, è come cantano i loro cittadini, vamos, il sorpasso. E ora più che mai c'è il carpe diem, deve fare carpe diem il meta. Il coach Ciro Cardinale che dice calma. Norberto, va il play Cardinale, Pablo Ariel Rodriguez, Cardinale, Norberto, Pablo Ariel Rodriguez, Norberto, se ne va Norberto per Pablo Ariel Rodriguez, macinato da due, contezza, macinato nel vero senso della parola, da Gian Vincenzi e da Dieie. Pablo Ariel Rodriguez dovrebbe, vediamo, no, non sarà lui, bensì sarà Norberto, sarà il play che comunque ha fatto vedere delle belle cose. C'è anche Lucio Gatto Gattesco. Danno si riposa un attimo. Rodriguez. Pablo Rodriguez, ferro. Magattaneo. Tra le sue braccia si mantiene il pallone forte forte sull'attacco di Gatto Gattesco. Cattaneo trattiene a lungo il pallone, oltre 5 secondi. Questa è anche usare la testa. Pablo Ariel Rodriguez, Norberto, se ne va Giovanni Lamura, Pablo Ariel Rodriguez va a prendere la palla, ma c'è capitan Campogiani, Matthew Pebble, Pebble, Ferro,
Antonio Cardinali, questa è mia. Norbeto, water play Norbeto, 58-57, e ora ci vuole solo quel tiro da tre che un giocatore nativo del team del 5 di maio lascia a Norbeto, palla sul ferro. Rimessa a favore ora del Civitavecchia, un'occasione persa perché Gatto Cattescolo poteva effettuare il tiro, almeno se era chiuso metterla sul piede o il ginocchio e mandarla fuori semplicemente per cominciare a essere rimessa, così è stato spinto ma ha perso anche la possibilità. Questi saranno 20 secondi che dureranno tantissimo. Time out chiesto dal coach Ciro Cardinale. E vedremo da questi 20 secondi che cosa ne uscirà fuori, perché saranno 20 secondi importantissimi, 20 secondi che significheranno non solo due punti ma anche morale, con il Metaformia Basketball 58 e Cestistica Civitavecchia 57. Se pensiamo che il terzo quarto, che anzi la metà gara, era terminata 40-31, poi c'è stato 11-0 di parziale, quindi da 40-31 a 40-42 da parte dei ragazzi in tenuta nera, completo nero, con bordo sul colletto rosso. Poi ci sono stati tre punti, ecco, quei tre punti di Pablo Ariel Rodriguez, che ha portato il totale di ben 7 minuti e mezzo senza segnare per il team caro a Vitruvio Polione. Poi chiaramente ci sono stati canestri sempre della squadra, possiamo dire, dei colori blu e orange, e non è accettabile, tra virgolette, oppure non è mai capitato, non è da Metaformia Basketball una metrica del genere andare per 7 minuti e mezzo senza fare canestro decisivo. Per questo ogni gara la cosa stentata si rimette. Attenzione, Cattaneo si accentra, Bezzi, guardate, contesa, se conquistava la palla Gatto Cattesco, mettendosi tra le sue braccia e dire è mia e non la tocca nessuno. Attenzione, Payball, Matthew, Payball ferro, attenzione. Guardate Cardinale, guardate Antonio Cardinale, battito di cuore. A terra c'è Rodriguez. Signori, e c'è fallo tecnico del numero 6, Leonardo Bezzi. Ci vuole cuore, sì, in questo caso ci vuole molta testa. E ora questo secondo peserà come se una persona a posto del ciondolo avesse un macigno. Si spezzerà la catenina,
Sarà un'occasione per poterla lanciare meglio? Sarà un'occasione per poter gridare tutti la vittoria? Non si sa. Un secondo. Pablo Rodriguez la butta come può, il capitano è lui, 58-57. Metaformia Basketball vince una partita che era diventata quasi come una finale. 58-57, punteggio basso ma che ha scritto molto sul terzo quarto. Andiamo a vedere il finale dei parziali. 17-18, 40-31, 47-44 e 58-57. Ripetiamo che nel terzo quarto, dal 40-31, in 7 minuti e mezzo, i formiani hanno subito un parziale di 11-0, poi hanno totalizzato i punti con Rodriguez. Allora, dal vostro Aldo Conda alle riprese, Nicola Dell'Anno, a sentirci sul campo con le interviste. E siamo nel post gara, Basket C Gold, vittoria del Formia Meta Basketball versus Cestistica Civitavecchia. A fianco abbiamo sia Norbeto sia Nicola Tardivi. Iniziamo proprio da Norbeto. Allora, questo terzo quarto, 11-0 di parziale subito in 7 minuti e mezzo. La lampadina forse ancora l'avete lasciata in spogliatoi. Sì, è un problema che stiamo cercando di risolvere, ovvero quello di stare lì con la testa e non prendere i parziali. Alla fine però siamo stati bravi perché abbiamo reagito, e questa secondo me è la cosa più importante, cioè la cosa buona da portarci dietro di questa partita. Nicola Tardivi, è stata una partita che si è trasformata quasi come se fosse una finale. Sì, queste partite, soprattutto in visione dei playoff, sono tutte delle finali, l'ha detto anche il coach. Quindi è stata una partita veramente dura, fisica, e si è vinta agli ultimi possessi, quindi siamo contenti di come è andata a finire, ma è stata veramente una guerra. Abbiamo visto un po' sui tiri liberi, voi azzeccavate magari il primo sbagliavate, il secondo azzeccavate, invece la squadra del Civitavecchia aveva fatto il contrario. Cosa è successo? Forse magari la tensione oppure di una squadra che molte volte vi siete fatti sorpassare sui rimbalzi? Sì, i tiri liberi è tutta questione di freddezza. Noi non dobbiamo farci prendere dalle emozioni, anche se siamo una squadra giovane. Per quanto riguarda i rimbalzi, francamente a me è piaciuto come abbiamo il nostro atteggiamento difensivo e anche quella rimbalzo, perché loro fisicamente sono tosti e noi abbiamo tenuto abbastanza botta. Nicola? Sì, no, sono d'accordissimo. È una squadra veramente fisica, sulla questione dei tiri liberi sì, è una questione di freddezza. Poi può succedere che si sbagli un tiro libero, però è importante segnare soprattutto nei momenti finali di una gara. Prossimo turno? Con chi è? Viterbo. Si va a Viterbo. Ah ok, sarà una partita tosta, dobbiamo andare lì per volerla vincere sicuramente. Ma Nicola, è un team che comunque a livello giovanile si fa sempre sentire la squadra viterbese, quindi loro vorranno cercare di, tra virgolette, dare fastidio ai grandi. Assolutamente, non per niente sono primi in classifica, hanno tutti ragazzi talentuosi, atletici, corrono 40 minuti e prestano tutto il campo, è una squadra veramente forte, però
credo che si possa battere, giocando nella maniera corretta, giocando bene, passandoci la palla possiamo vincere. E siamo qua con il coach Ciro Cardinale, posta gara tra Meta Formia Basketball 58, Cestistica Civitavecchia 57, parliamo di basket C Gold. Allora coach, quel terzo quarto, c'è quella lampadina che forse non si è accesa, subire 11-0 i parziali in 7 minuti e mezzo. Ma non abbiamo fatto un canestro, cioè una difesa 2-3 stupida, molto statica, aperta al centro, e noi non siamo stati in grado di attaccarla. Abbiamo sbagliato alcune scelte, siamo rimasti statici, sono gli errori che poi ci portiamo dietro da sempre. Quando attacchiamo le zone molto spesso ci fermiamo, invece dobbiamo continuare ad attaccare, continuare a correre, continuare a fare i nostri movimenti, e se lo riusciamo a fare poi passiamo avanti. Il problema è che siamo noi che abbiamo sbagliato alcune partite proprio per questo tipo di atteggiamento che dobbiamo migliorare. Però, voglio dire, è la stessa partita dell'andata. Abbiamo restituito più o meno quello che è successo all'andata. Abbiamo visto anche un esempio semplice. Nei ribalzi loro erano chiaramente fisicamente più alti e più tosti. Abbiamo visto nei tiri liberi, azzeccavate magari il secondo, invece il primo sbagliavate. Diciamo, una certa imprecisione ci sta, soprattutto in alcune partite e in alcuni uomini. Queste sono cose che si possono migliorare, però. E tra l'altro, diciamo, è vero in parte che abbiamo subito fisicamente la loro superiorità, perché i lunghi ce l'abbiamo anche noi, e quando giocano i nostri lunghi, beh, forse in questo campionato ce n'è per pochi. Allora, il prossimo turno si va con a Viterbo, che è un team tra virgolette ossico, giovanile, un team che comunque ha fatto storia ad alti livelli regionali contro la Stella Azzurra Viterbo. Viterbo sta primo in classifica con tanti punti di vantaggio rispetto alle altre, quindi sicuramente avrà qualcosa in più rispetto alle altre squadre. E noi andiamo a fare la nostra partita cercando di imporre il nostro ritmo, il nostro tipo di gioco. Se ci riusciamo non ci ferma nessuno, se poi invece subiamo gli avversari, beh, possiamo perdere anche con l'ultimo, come è successo. Com'è il gruppo, cioè i ragazzi al di fuori, insomma, del terreno di gioco? Ma io penso che si è visto la compattezza di un gruppo che si incitava, si aiutava, esaltava i compagni, si stimolava, e questo è quello che ho cercato dall'inizio e che continuo a cercare. Se c'è un gruppo unito si vince, se il gruppo è sfaldato, se il gruppo non c'è, è molto difficile. Abbiamo a fianco il coach della Civitavecchia, mister Cecchini. Allora, coach, un terzo quarto 11-0 di parziali in 7 minuti e mezzo, poi cosa è successo che non siete riusciti a fare sacco pieno? Beh, eravamo chiaramente in emergenza, perché con Morrison espulso e DA e con i falli abbiamo provato ad arrangiare una zona adeguata, un pochettino adeguata, e loro sono andati un po' in confusione all'inizio del terzo quarto. Però noi purtroppo, come dici te, non siamo riusciti a fare bottino pieno, perché c'è stato quel momento che potevamo realizzare 3-4 canestrini da sotto, tutto sommato agevoli, e magari prendere qualche punticino di vantaggio. Purtroppo questo non è successo e siamo arrivati al punto a punto finale. Allora, ora il prossimo turno. Ma allora, noi adesso giochiamo in casa con Fondi. Dobbiamo però un attimo rivedere delle cose, senza andare a parlare troppo avanti, dobbiamo un attimo rivedere in settimana delle cose nostre, perché abbiamo recuperato in emergenza e siamo andati sotto al completo, e questo non va bene. Allora, si dice sempre che in un team è importante il gruppo, cioè che i ragazzi anche al di fuori del terreno di gioco sono molto uniti e molto combatti. Un Civitavecchia che oggi comunque, quando ha voluto, ha creato delle difficoltà. Sì, ma io ripeto, al di là dell'analisi tecnica che ho fatto, oggi i ragazzi li devo ringraziare per la partita di cuore che abbiamo fatto, perché poi alla fine è stata una partita di cuore. Purtroppo siamo stati condizionati da degli episodi. E penso che questo sia evidente, nel senso che abbiamo sbagliato i tirettini facili negli ultimi due minuti, le chiamate, quelle 50 e 50, sono andate tutte verso Formia, però fa parte del gioco.